Allora, una volta messi a posto i piedi, possiamo passare alle braccia. Partiamo dalle spalle, magari andiamo a rivedere un pochino le curve, cercando di tenerle il più fluide possibile. Sono le clavicole. Qua c'è qualcosa di strano, lo rivediamo dopo un attimino. Potenzialmente anche c'è qualcosa di strano, ma neanche più di tanto, perché in realtà potrebbe essere così, una cosa di questo tipo. Ora, questa curva qui invece è da rivedere un pochino. Cosa succede? Ad esempio, se lo porto su, viene più verso l'interno, che ci può stare. Vado a esasperare un po' questa cosa e potrebbe essere ok. Magari così. Sono già in gimbal. Magari in questa frangente qua il braccio è leggermente troppo attaccato al corpo, quindi qui potrei riportarlo più laterale. Riportarlo più laterale per evitare la compenetrazione. Sempre vedere su 24, non su 25. Posso andare a rivedere in questa fase qua, magari di allargare già un pelino prima la traiettoria del braccio. Cosa succede se faccio ad esempio una cosa di questo tipo? Subito sullo stretto, quindi magari anche qua posso tenerlo un pochino più larga, un pochino più larga, e magari andare a in questa fase qua andare a rotearla più verso l'interno. Adesso ho cambiato il primo e l'ultimo frame. Andiamo a cliccare sull'1 cambiato, adesso lo riporto uguale. Viene via un po' troppo velocemente, però quello dipende probabilmente dall'avambraccio.
Qua non sembra. C'è un doppio rimbalzino, ma il doppio rimbalzino è dovuto probabilmente al fatto che stessi vedendo qua esce troppo velocemente, quindi qua potrei aumentare un pelo l'overlap e il ritardo. Adesso andiamo a vedere un attimino, ecco, questo può essere un altro motivo del rimbalzino. Andiamo solo per curiosità a vedere se questo posso magari, giusto una controllata, non mi interessa che tanto sia, questo rallenta, questo sta swingando, quindi qui è veloce, qui rallenta già, no, io voglio che rallenti. Quando questa parte di braccio torna in avanti, quindi qua rallenta, qua rallenta, però in realtà quando il braccio viene avanti, proviamo a vedere così, quando il braccio viene avanti questo spacing deve aumentare, quindi questo braccio è già abbastanza teso, quindi non posso andare oltre. Però qui posso invece sì andare oltre. Ok. Sì, alla fine mi funziona anche così. Una cosa vorrei vedere solo se qui posso magari tornare leggermente più indietro. Adesso vado a riportare tutto sull'altro braccio e ci vediamo per la fase di rifinitura.